adesso fidelissimi su Instagram. Ma cos'è? Ogni volta cambi, no? Comunque, che sai bello. Come tipo i film che iniziano da Warner Bros, che ogni volta c'è la roba a tema ultimamente. E dove no? Si pare quel leone di me che esce e fa quella cosa. Ricordi che poi facciamo finta che non è successo niente, sì. Vero? Buongiorno ragazzi, che bella questa estate calda. Però magari loro caliente. Magari loro l'hanno vista la sera, quindi anche buonasera per chi guarda la sera, buongiorno per chi guarda buongiorno, e chi non guarda il buongiorno guarderà a un giorno. Come vi dicevo, quest'estate bollente calda di gente che non fa uscire pezzi, ma fa uscire pezze. Sì, porca puttana. Se ne fa anche un botto di pezzi, ragazzi. Ma non stiamo parlando delle due persone prese in questione. Chi è che ti sta scannando ultimamente? Hai davvero messo l'ambipur chimico che mi viene il cancro? Va bene. Poi mi porti le carte, però. Cos? Salmo! Allora. E pigliatevi a schiaffi in un campo e basta. Ma no, dai. Non è vero, non dovrebbero essere così le cose. Non bisogna dire questo. Quanti soldi avete tra tutti e due? Uno e l'altro, quanti soldi avete? Chi più nero, chi più. Però comunque li fate. Raga, ma i problemi sono veramente questi? Ma raga, ma dopo che avete fatto due dischi della Madonna, che hanno venduto tantissimo, che state facendo un sacco di live, che state facendo un sacco di cose che in Italia, nell'ambiente rap, nessuno ha mai fatto. Ma voi veramente state facendo la gara a chi ha venduto di più? Beh, ma poi i rapper, tutti hardcore, tutti truco, tutti strada, tutti io punk, l'altro malandrino. Io ho venduto di più in Fimi, no, io ho venduto di più, io ho fatto più live, no, tu non sai cantare i live, ma io gnagnagna. Hanno culo tutti e due, mamma mia. Mi sembrava quando dovevano fare la faida Fedez e Marra, che io ho tirato uno schiaffo, no, tu sei scappato, alla filata di Moschino. Ma va tutti quanti, ma avete fatto la wallera, oh. Veramente si capisce che state facendo una roba per bambini. Bambini che vi seguono, perché 10 anni fa col ti veniva in mente di fare ste robe. A parte che in tutto questo ci siamo dimenticati, come dice il buon vecchio Inoki, che in questa faida secondo me ha vinto tutto, è arrivato a far da pacere Inoki. Andate a vedervi le storie di Inoki al riguardo, ha vinto tutto. Ti prego, amore, torna. Vabbè, questo però è tormentone, voglio fare le magliette con ti prego amore torna since 98. Ci siamo dimenticati veramente della parola hip hop. Stiamo ascoltando il rap che viene in Italia soprattutto alla luce grazie all'hip hop, che poi dovrebbe essere la base di tutto quello. Che tu sia punk, che tu sia metal, che tu sia un rapper, che tu sia un trapper, che tu sia un malandrino. Abbiamo tutti quanti ascoltato hip hop. Tutti, da Salmo a Luque, a chiunque in questa scena l'ha ascoltato. Perché altrimenti non ti saresti innamorato così tanto di una cultura come il rap. Sì. Che di cultura non ha più niente, anzi. Prima gli hanno pisciato in testa la cultura e poi l'hanno completamente sovvertita, facendola diventare l'opposto. L'opposto di quella che era in origine. Esatto. Quindi all'inizio l'hip hop si diceva: l'hip hop si fa per cultura, per aggregazione, di qua e di là, e non per i soldi, non per le major, non per questo stile di vita capitalistico, di vendere. Ma di era un parallelo. Era il punk un po' più moderno, che veniva da un ambiente che era l'America. E invece adesso fanno a gara a chi vende di più, a chi c'ha più like, a chi più figo. Che poi a un certo punto è anche giusto che io arrivo a fare dei risultati e mi va. Ricordiamoci sempre che nella storia rap italiana, sì, sì, l'autoproclamazione certo, è presente in qualsiasi disco. Io dico solo che puoi vendere, puoi campare più che dignitosamente con la tua musica senza svenderti e senza pisciare in testa a una cultura, sennò sei un sacco. Io non sono contro alla commercializzazione. Ehi, ti uno schiaffo, Guarda, amico di ehi, quello l'unico sucker in Italia, sappiamo benissimo chi è. No, uno è l'unico, uno dei 5 sucker. È il più grande d'Italia. Io non sono contro la commercializzazione di una musica se è fatta bene, e se la musica svegli è bella e la musica la puoi vendere, se è la musica soprattutto che commercialmente parlando bella e soprattutto musicalmente parlando bella. Potere e Playlist sono i due dischi che io ho ascoltato di più quest'anno. In Potere di Luque ci sono 6 pezzi che secondo me sono hit mostruosi. E quest'estate in spiaggia me li sono anche pompati. Tranne quando devi fare Latin Lover. Vabbè. Ah, quando si parla di quest'anno è ovvio che Potere di Luque è uscito 2 anni fa. Cioè nel 98, sì, vabbè. Nel 2018. Viaggi psicofada. Scusate. Presto, mattina presto. Nel 2018, comprendo. Oh, scusa, sei uno youtuber, mica ti alzi la mattina presto. Ah, già, è vero, raga. Ti alzi alle 2 del pomeriggio, fai gli afterini. Raga, sono le 6 del pomeriggio. Sì. Adesso la mamma ci taglia la cotoletta. La codeina, anche se la taglia, ce la mette nel latte. Va bene, vai. Comunque dico. Latte codeina. Latte codeina.
vai. È come succo la fera col gin. E in tutto questo poi chi perde di credibilità? Chi tutti perde? Che perché poi non è che state dicendo io difendo la mia posizione, le mie scelte per questo motivo. Tu stai dicendo tu sei un infame, no, tu sei un infame, tu sei un venduto, no, tu sei un venduto, tu ti sei comprato, no, tu hai comprato. È proprio come fanno i politici. Non è che dicono io ho fatto del bene, cioè tu hai rubato, no, tu hai rubato, tu sei corrotto, no, tu sei corrotto. È uno sputtanamento che non fa bene a nessuno, no, raga. Soprattutto cioè... è una scena che stanno costruendo e dovrebbe essere. Stanno demolendo. Ma in realtà la scena è in costruzione. Sono 3 o 4 anni che il rap sta scavalcando tutte le classifiche italiane. Tutte le classifiche italiane vengono distrutte dal rap in questo momento. E quindi la scena è in crescita. Con questi teatrini, con i ricchi che si fanno la guerra come se fossero dei poveri. Prima c'era la guerra tra poveri, adesso c'è la guerra tra ricchi, tra chi è più ricco, chi è più bravo, chi ha fatto il disco più bello. Che però come se fosse una guerra tra poveri, capito? Sì, poveri di fama. Quando non hai più un problema monetario, perché comunque con la musica ci campi, grazie a Dio, alla minima critica, però allora vuol dire che la critica ti ha rosicato qualcosa. Oppure semplicemente che vuoi sentirti intoccabile, oppure semplicemente che hai nessuno bisogno è intoccabile. Ancora di hype. Nessuno è intoccabile, specialmente quelli che sono in vetta. Il chiodo che spunta è quello a essere battuto per primo, ricordatevelo. Ricordatevi anche che quando noi parliamo di fare la satira nel nostro canale è perché facciamo satira, attacchiamo, prendiamo in giro chi è più in vista di noi, che è poi la base della satira. Come noi facciamo satira e ci prendiamo il diritto, nonostante noi siamo dei turisti del rap. Cioè, il rap è una bellissima città, ma non ci vivrei mai. No, cioè, non ci vivrei mai. No, non è una cazzata quella che hai detto, faremo le magliette. Come vedete sto cercando il business giusto. Non siamo gli unici. C'è chi faceva prima punk, poi ha visto che non vedeva più, ha fatto il rap, poi ha detto no, allora adesso faccio il cinema, la tele, poi anche se ho troppi soldi, no dai, faccio il rap. Ecco, una cosa voglio difendere sicuramente Salmo su questo, e poi voglio difendere anche Luque su un'altra cosa. Luque attacca Salmo dicendo tu facevi punk e poi non vendevi più e adesso ti sei messo a fare il rap. Salmo ha cominciato a fare rap quando ancora il punk stava andando. Quindi sono cazzate queste, e lo dice la storia, perché lui ha iniziato a fare il rap con gli Scasico parallelamente alla storia che ha avuto nel punk. Comunque ha scritto anche una bella storia nel punk, una bella parte di storia del punk italiano, ed era uno dei gruppi che girava in giro per tutta Europa con i 2Jane, mentre Luque ha scritto veramente un pezzo di storia del rap italiano e napoletano con i Costanga. Esatto. Capisco sia la frustrazione di Luque dire tu vieni dal punk e non puoi fare rap, cosa che io non cazzata. Assolutamente lungi da me pensare una cosa del cazzata. genere, però capisco la frustrazione di uno che dice io ci sono da tanto tempo, questa cosa me la vivo, mi sono succato anche tutti la i problemi che mi ha portato questo, vantandoti stai sminuendo il mio lavoro. Però l'autocelebrazione la fanno tutti. Esatto. La fa anche il tuo amico Sfera che ci hai fatto i featuring. Tutti dicono sono il migliore, infatti nessuno è il migliore. E poi si accusano tra di loro di non essere coerenti. Come più di una volta abbiamo detto, con nostra ammissione di colpa, non essere coerenti molte volte non è sintomatologia di stupidità o di volta gabbana, è semplicemente crescita personale. Infatti. La coerenza si mette da parte nel momento in cui ci si rende conto di aver sbagliato o ci si rende conto che c'è un'evoluzione di una cosa. Non è tanto questo il discorso, è che devi essere coerente quando fai una cosa e certo. Mentre la fai sei coerente con quella. Nel momento che passi step successivo sarai coerente col tuo step successivo. Se no capiscono male. Okay. Il discorso l'incoerenza, ragazzi, è il rapper, gente che dice "No, non bisogna dire la parola con la N perché hanno la schiavitù e eccetera, 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 il terzo mondo, poverini" e poi si comprano le collane d'oro eccetera eccetera facendo finta di ignorare che per loro i diamanti muoiono e le parole con la N dentro le cave di diamanti, e comunque sostengono uno stile di vita che è, per sostenerlo bisogna deprodare il terzo mondo, voglio dire, quella è l'incoerenza, la strada ragazzi, sì. La gente che ha pochi soldi o comunque per i giovani tutte sì. Le difficoltà e c'è, poi portare questo discorso magari su uno yacht che è il simbolo proprio del sì. Dello sperpero e del lusso che non serve a niente, e per quel lusso poi il mondo certo. Funziona male come funziona, con tutti i problemi del terzo mondo, perché c'è gente che non c'ha manco l'acqua, perché c'è gente che deve avere lo yacht. Di lì però c'è anche un altro punto di quella vista. È un po' l'incoerenza dell'hip hop, che non dovrebbe mischiarsi con queste cose secondo me. Però noi stiamo parlando di un genere che non è più hip hop, quindi rap, non è più hip hop, che
scimmiotta un po' quello che è l'America, e in America queste cose si fanno. Sì, sì, ma non è che se lo fanno in America è giusto, raga. Ma non è neanche che se lo fanno in America non è giusto, cioè ognuno si vive la musica come vuole. Se si parla di cultura hip hop, qua non c'è niente di cultura hip hop, quindi tutto è concesso. Ma io alla cultura hip hop, anche americana degli originator, so tante cose da recriminare. Sì, ma io personalmente. Ma non è questo il caso. Non, cioè, è questo il video di... anche, non è questo, sì, il video. Non parliamo di quello, parliamo di effettivamente di che cosa sta succedendo tra tutti, tra, sì, tutta, sì, questa situazione. Sì, situazione è portata all'estremo da delle cose che secondo me sono banali e risolvibili, senza però dimenticarci che da una parte c'è una persona che si è spaccata il culo. Ma tutti e due. Appunto, da una parte c'è una persona che si è spaccata il culo, che viene da un altro genere, è riuscito, sì, comunque ad arrivare in una posizione, sì, di top in un genere che non era suo originariamente, mm-hmm, e dall'altra c'è una persona che, nonostante sia sempre spaccato il culo nell'hip hop e nel rap, perché una volta, sì, era hip hop quello, si è mangiato tanta di quella merda per le sue decisioni artistiche del passato, e ancora sta subendo del mobbing dai colleghi. Quindi da tutte e due le parti ci sono ragioni, ma da tutte e due le parti ci sono delle frustrazioni e delle cadute di stile che secondo noi a quei livelli non servono. Io no, dico, a noi quando facciamo un post sbagliato ci scrivono in 5.000, anche gente all'esterno che non c'entra niente con la nostra cerchia, per dire: raga, pisciate, perché tanto dovete pensare a fare altro voi. E loro che hanno agenzie alle spalle, che hanno manager, che hanno tour manager, non c'è nessuno che gli consiglia: guarda che stai esagerando. Però poi loro sono sempre quelli che queste manie di protagonismo, questo ego grandioso, forse queste quello. Cose. Il problema è che c'è la gente che ogni volta che aprono bocca o che fanno una canzone o che dicono qualcosa, idolatri, ah, oh, sì, 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 è la sindrome, sì, dell'italiano leccaculo, no? E purtroppo, a forza di leccare il culo, il leccato, che è vittima, diventa doppiamente vittima, perché poi si sente sto c***o. E nessuno lo riporta mai alla realtà. Senza entrare nel... Dissatevi con una canzone, basta, è quello con l'Instagram. È quello che ha proposto Salmo. Questo Instagram. Hai qualcosa da dirmi, scrivi sulla canzone. Io un distinto a tutte e due, io lo guarderei. Che bello, io farei stesso beat, sullo stesso beat si dissano. Sì, così fai vedere le skill, no? Che scegli un beat. Comunque non vogliamo entrare nel merito delle accuse sia di Luque che di Salmo. Cioè Luque che dice: mi hai cancellato il post, no, l'hai cancellato tu. Questa cosa non la sappiamo, non si può sapere finché non viene a dichiarazione di qualcuno, video, e quindi non ce ne frega niente. Questo video lo dovevamo fare per il clickbait, cioè questo deve essere chiaro. Sì, 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 raga, cioè a me non me una wallara. Attenzione, questo nessuno dei due mi dà i soldi. Uno, due, questo deve essere chiaro, che dobbiamo campare sulle vostre cose. Quindi, ok, come i giornalisti, come tu, tutti i giornalisti del mondo. Hanno fatto migliaia di articoli, scusa. Tu pensi giornalista? Sai perché io non sono giornalista? Perché ci vogliono un sacco di soldi per iscriversi all'albo e poi devi pagare gli esami, quindi Ma poi non è neanche una ricerca giornalistica, adesso sono un'opinione di due cristiani che non valgono Cristiano una minchia. Cristiano lo dice a qualcun altro. Sono le opinioni di due s***i che non valgono una minchia, seduti in una sala giochi, che si fanno i loro. L'ultima cosa che volevo dire è l'attacco di Luque per quanto riguarda: mi hai copiato la canzone. Ieri sera in live, la live la potete trovare su questo canale anche, mm-hmm, integrale, senza tagli, dice che i beat sono copiati, che il beat di Mylin è copiato da Io ci crede. A parte che Io ci credevo è una delle mie canzoni preferite dell'anno scorso. A me Potere è piaciuto tantissimo. Ho provato a riascoltarla, effettivamente gli accordi sono quelli, ma l'accusa... Non so, anche la prima volta che l'ho sentita non mi è venuta in mente. Ma 100 milioni di canzoni hanno gli stessi accordi, è in comune, raga. E adesso le cadenze, lui diceva le cadenze. Magari anche semplicemente Sam ha ascoltato la canzone e l'ha riportata in quel... Però secondo me quello no. Con tutto il rispetto per Luque, e per quanto io voglia andare contro Salmo per i vari scazzi che per i scazzi, per le varie frecciatine che ci siamo tirati, è una cosa che non riesco nemmeno a dire. Però raga, faremo un altro titolo clickbait dove parleremo di Barlo che dice: ah, anche in America sbagliano, solo io ho la verità in bocca, sappiatelo. Sto in fissa, ciao. Ciao.